Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessilan Condivision. Quest'oggi analizzeremo insieme tre progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia dal 5 all'11 ottobre. Continueremo poi il discorso dell'assistenza, quindi sul come acquistare. Quest'oggi infatti parleremo dei vari metodi di pagamento e ci sarà un bel video, ci sarà un bel messaggio vocale e concluderemo con delle piccolissime new entry in casa Tessiland. Iniziamo subito con il primo progetto di oggi. Il primo progetto di oggi è di Paola Tognacci, questa bellissima signora che ha preso spunto da un tutorial della Fata Tuttofare, realizzando quindi la maglia Prada utilizzando il Wilson. Allora, lei ovviamente ha portato qualche modifica per adattarla un po' di più a quella che è la sua persona, insomma, e quindi ne ha data una sua personale visione. Ha utilizzato anche lei appunto il Wilson, che tornerà a brevissimo proprio, quindi mi raccomando, attivate il tasto avvisami quando disponibile, inserite il vostro indirizzo mail, così non appena tornerà nuovamente acquistabile sul nostro sito verrete avvisate e potrete correre ad acquistarlo e magari, esattamente come ha fatto Paola, realizzare anche voi la maglia Prada. Allora, lei ci ha detto che le è piaciuto molto il Wilson, che secondo lei si presta davvero bene a qualsiasi tipologia di realizzazione classica e non. Ha lavorato con l'uncinetto numero 5 e le sono serviti circa 500 grammi per realizzare questa maglia. Analizziamo un attimo nel dettaglio le modifiche che ha portato, perché ce le ha spiegate per bene. Ovviamente ha utilizzato per la maggior parte della maglia il punto ventaglio, che è quello utilizzato dalla Fata, e ci ha detto che è stato davvero molto semplice realizzarlo, innanzitutto perché, come sappiamo, Maria Grazia Dottore spiega davvero in maniera impeccabile, davvero molto chiara e semplice, quindi insomma non è difficile seguire i suoi tutorial, e anche perché il punto utilizzato non è stato, insomma, ecco, così difficile da riproporre. Però ci ha detto che per il suo progetto Paola ha seguito il tutorial ma ha cambiato le maglie iniziali, infatti ne ha fatte 10 in più. Poi, arrivata allo scalfo della manica, ha sospeso la lavorazione in tondo, finito i pannelli davanti e dietro separatamente. Una volta lasciato 23 cm per lo scollo, ha cucito le spalle, riprese le maglie sullo scalfo, per le maniche appunto, e poi ha ripreso la lavorazione in tondo e ha lasciato la manica aperta senza polsino, perché insomma appunto le piaceva in questo modo. Le abbiamo chiesto se voleva lasciarci un video messaggio o un messaggio vocale e lei è stata così carina da salutarci e dirci questo. Ciao a tutti, sono molto onorata di essere stata scelta con il mio lavoro per partecipare al vostro Condivision. Mi ha data molta soddisfazione lavorare questo filato, perché è un filato che scivola meravigliosamente. Era tanto che non usavo l'uncinetto, ho ricominciato da poco e questa è una delle mie prime realizzazioni. Sono molto felice di dedicare il mio tempo all'uncinetto, mi rilassa e mi rende felice. Ciao a tutti! Ciao Paola, e fai bene, dedica del tempo all'uncinetto, visto che insomma ti fa star bene e ti rilassa. Quindi noi la ringraziamo e passiamo adesso al secondo progetto. Il secondo progetto di oggi è di Barbara Bucci Grossi, che ha realizzato questa borsa molto pratica, sicuramente si vede già a occhio nudo, realizzata con il Tai Sublime, lavorato con uncinetto 3,5. Per le misure che ha adoperato, insomma, Barbara, che sono 20x25, le sono serviti circa 200 grammi di Tai Sublime. Le abbiamo spiegato, insomma, ecco, come l'ha realizzata, e ci ha detto che non ha avuto, diciamo, uno schema molto preciso. Infatti ha iniziato da un fondo ovale e poi ha cominciato a salire con dei semplici giri di punto basso, intercalati da due giri separati di maglie alte incrociate. E poi invece con i manici ha preso spunto
invece da un tutorial preso su YouTube. Davvero molto brava, sono certa che insomma questa borsa l'abbia realizzata durante il tempo che insomma ha dedicato a se stessa, che ci ha confidato Barbara essere molto, perché adora l'uncinetto e poi le rilassa tanto, quindi insomma le fa bene, perché non farlo? E la ringraziamo quindi senz'altro per averci dato l'occasione di utilizzare il suo progetto. Proseguiamo però il discorso dell'assistenza. Allora, abbiamo visto nelle varie puntate ogni singolo dettaglio su come acquistare sul nostro sito e siamo arrivati ormai alla conclusione, quindi al metodo di pagamento. Vediamo quindi i vari metodi che potete utilizzare sul nostro sito. Eccoci qua, siamo giunti quindi al metodo di pagamento, avete quindi quasi concluso definitivamente il vostro ordine. Potete scegliere varie opzioni, la prima è questa, quindi pagare con un conto PayPal. Per farlo non vi basterà altro che selezionare quindi questo metodo di pagamento, accettare i termini del servizio e impegnarvi a rispettarli senza riserve e successivamente cliccare quindi su PayPal e automaticamente poi vi fuoriuscirà la schermata inerente al vostro conto. Oppure potete scegliere anche di pagare con bonifico bancario. In tal caso pagate con bonifico bancario, accettate i termini e confermate e completate l'ordine. A questo punto vi fuoriusciranno gli estremi che dovrete inserire per compilare e quindi portare a termine il vostro bonifico. Un consiglio che noi diamo a chi sceglie questa modalità di pagamento è quella di inviarci sempre una foto o comunque una copia dell'avvenuto bonifico, in modo tale da poter procedere immediatamente con l'evasione dell'ordine e non dover per forza aspettare quei 3-4 giorni affinché l'accredito arrivi definitivamente. Comunque sappiate che se scegliete come metodo di pagamento il bonifico avrete poi 3 giorni di tempo per poterlo effettuare. Oppure potete scegliere anche il pagamento con carta di credito e quindi scegliere in base al circuito dal quale è riconosciuta, quindi se Maestro, Mastercard oppure se Visa. In tal caso dovrete cliccare appunto su Visa, accettare termine e poi confermare e completare l'ordine. A questo punto vi fuoriuscirà questa schermata e dovrete inserire il numero della carta qui nell'apposito spazio, il numero composto da 16 cifre, il vostro nome, il vostro cognome, o meglio il nome e il cognome del il titolare della carta, la data di scadenza e il CVC o il CVV, che sono le ultime 3 cifre che sono presenti all'interno, o meglio dietro la vostra carta, e poi successivamente cliccare su continua. Oppure l'altro metodo di pagamento disponibile è il contrassegno, vale a dire appunto quest'ultimo. In questo caso sceglierete quindi di pagare in contanti alla consegna, il che ha un costo aggiuntivo di 5 euro. Scelto questo, accettate i termini e confermate e completate l'ordine. A questo punto il vostro ordine sarà andato a buon fine, eccolo qui, quindi vedrete il tuo ordine è stato confermato e riceverete la mail di conferma dell'ordine. Ecco, quindi avete visto quelli che sono i metodi di pagamento accettati. Vi ricordo che potete anche fare tranquillamente l'ordine telefonicamente con noi, è sempre un piacere farlo. Però telefonicamente l'unico metodo di pagamento accettato è il contrassegno, quindi il pagamento in contanti alla consegna, come avete già visto, al costo di 5 euro. E l'importante è avere già la lista dei prodotti che volete acquistare con i relativi quindi titoli, colori e soprattutto numeri di riferimento, così che non ci sia alcun rischio che possa arrivarvi il prodotto sbagliato. Ma adesso passiamo al terzo progetto. Questa volta abbiamo un bel video con la protagonista di oggi, che quindi ha ottenuto più mi piace durante la settimana analizzata. Chi sarà? La persona che ha ottenuto più mi piace durante questa settimana è Tamara Sarlunceanu. Nome un po' complesso per me, ma ce l'ho fatta insomma a dirlo, mi auguro di non aver sbagliato la pronuncia. Ha ottenuto più mi piace durante la settimana analizzata, è stata molto brava e anche molto fotogenica nelle foto e ci ha inviato un video, quindi guardiamolo insieme e sentiamo un po' cosa ci dice. Ciao Tessiland, eccomi qui
Io sono Tamara e sono appunto la ragazza che ha fatto il maxi cardigan con il bravissimo Rosa. Inizio ovviamente con complimentarvi, perché ho il piacere di complimentarvi con appunto la vostra azienda Tessiland. Ho il piacere di acquistare da parecchio tempo e ho avuto modo di utilizzare diversi vostri filati. Devo dar atto che sono rimasta sempre soddisfatta, anzi molto di più, perché in realtà ho avuto modo di provare anche il vostro servizio clienti, che l'ho trovato assolutamente efficiente. Detto questo, in poche parole vi dirò chi sono e cosa faccio. Fondamentalmente sono appunto una donna di 44 anni. Il mio mestiere non è quello della creativa, ma è tutto un altro, ovvero io faccio l'impiegata, sono sposata, ho un figlio e nei miei ritagli di tempo, laddove appunto riesco a prendere qualche oretta magari la mattina che ho meno cose da fare, appunto non sono al lavoro, sfogo in qualche modo questa mia passione per l'uncinetto, per i ferri, per la creatività a 360 gradi, perché appunto l'uncinetto è una delle tante, una passione che è nata pressa poco, da circa 6 anni, alla quale mi sono appassionata tantissimo. Porto avanti questa bandiera con molta fierezza, perché tutto quello che io ad oggi sono riuscita a fare l'ho sempre fatto da autodidatta. Quindi sono andata sempre alla ricerca di novità, magari di alcuni tutorial che mi potessero venire in aiuto, laddove ho potuto personalmente, insieme a persone che già lavoravano, e quindi anche da lì ho avuto un grandissimo aiuto, non solo nell'esecuzione del punto, ma magari anche nell'imparare a leggere quelli che sono gli schemi, che è un'altra cosa che spesso e volentieri ci aiutano nei nostri progetti. E quindi questa mia passione è nata così, è nata, si può dire, per gioco, per la voglia di provare qualcosa di nuovo, e devo dar atto che mi è entrata nel sangue, non c'è niente da fare. È una cosa che penso capiti a moltissime creative uncinetine come noi. Quindi che dirvi, datemi un gomito, datemi un uncinetto e forse salverò il mondo, non lo so. Intanto vi ringrazio tantissimo per questo piccolo spazio e questa opportunità che mi avete messo a disposizione, e torno di nuovo a farvi complimenti, perché siete davvero un'azienda molto molto valida. Ciao Tessiland, un bacio. Ringraziamo senz'altro Tamara, perché è stata davvero molto gentile. Infatti, grazie al suo video e grazie a lei siamo certe di aver potuto dare voce, insomma, a tutte voi appassionate dell'uncinetto e dei vari filati, insomma, dei progetti, dei tutorial, insomma, questo mondo dell'handmade meraviglioso. Parliamo però anche del suo cardigan, che lei ha denominato Cocoon. Ci ha detto di aver visto questo progetto circa 4 anni fa, lo ha realizzato e poi lo ha regalato alla sua mamma perché se n'è davvero innamorata, e lo capiamo, è davvero stupendo. E poi ha deciso di riproporlo quest'anno utilizzando il bravissimo nella versione rosa, in quanto rientra tra i suoi primissimi colori preferiti. E quindi appunto ha realizzato questo bel cardigan, e quindi si è munita di bravissimo, infatti per realizzarlo ne ha utilizzato meno di un gomitolo, pensate, solo 450 grammi, uncinetto numero 5, divano, e questi sono stati i suoi compagni di viaggio nella realizzazione di questo cardigan. Ci ha detto che la lavorazione è appunto granny, e questo senz'altro ha facilitato e anche dato una maggior rapidità
nella lavorazione del cardigan, in quanto appunto è partita da un semplice quadrato e poi facendo i vari aumenti è riuscita quindi ad ottenere la misura del cardigan, che è di circa 1 metro per 1 metro. E con il bravissimo si è trovata molto bene, ce l'ha detto anche nel video, che insomma ecco, per il quale ovviamente la ringraziamo, e ci ha detto anche che così è nato il suo cardigan cocoon, in mezzo ai 1000 impegni, rubando piccoli ritagli di tempo che ho voluto dedicare a me e alla mia passione per i ferri, l'uncinetto e la moda. Un cardigan che accompagna le giornate fresche, che incornicia con femminilità anche un outfit basico e che sicuramente non passerà inosservato. Per concludere vorrei citare la grande Marilyn Monroe, che diceva: «Penso che la bellezza, la femminilità e l'eleganza siano senza età». Chapeau, Tamara! Allora, iniziamo da questi, che sono i bottoni magnetici a forma di cuore, hanno un diametro di 18 mm e potrete trovarli nella variante oro, nella variante argento, canna di fucile e bronzo. Come potete vedere, hanno la forma ovviamente di un cuore, quindi sono senz'altro molto molto romantici. Eccoli qua, c'è sempre la parte del maschio e della femmina, dotati di alette, quindi dovrete semplicemente inserirli e poi applicare ovviamente la placchettina. Passiamo adesso ad altri bottoni magnetici, molto magnetici aggiungerei, che potrete trovare sempre in oro, canna di fucile, argento e bronzo. Iniziamo da questi, che sono senz'altro molto particolari. Quest'anno devo dire Tessilan si è davvero superata. Vedete, questo è il bottone magnetico a fiore con il diametro di 20 mm. È dotato ovviamente di questa parte, quindi del maschio con da inserire con le pratiche alette e la placchettina. E poi invece alla parte della femmina, che come potete vedere solitamente insomma doveva essere ovviamente martellata, questa volta no, è davvero molto pratico, infatti vedete dovrete inserirli e poi invece di martellare dovrete semplicemente avvitare e chiudere poi il tutto. Sarà davvero molto pratico e semplice applicarli. La stessa cosa vale anche per quest'altra chiusura, che invece è quella esagonale, che potrete trovare anch'essa in oro, canna di fucile, argento e bronzo. Nel caso del fiore avevamo scelto l'oro, nel caso dell'esagono invece, che ha anch'esso un diametro di 20 mm, abbiamo scelto il canna di fucile. E poi facciamo vedere quest'altra, che è invece il bottone magnetico disco. Questa è nella variante canna di fucile, ma potrete trovarlo anche in oro, argento e bronzo. E la funzione è la stessa, quindi anche qui abbiamo la parte del maschio con le relative alette e la placchettina, e l'altra parte invece da svitare, applicare e avvitare. Belli, no? Passiamo invece ai ponticelli. Potrete trovarli sempre venduti in coppia con le relative placchette e sempre nella versione in oro e nella versione in argento. Questi allora sono i 30x19 ed hanno un anello interno che è invece 14x9. Eccolo qui, con le pratiche alette, e questo è il ponticello. Poi abbiamo quest'altro, che invece è il 35x20 e che ha invece un diametro interno di 20x12. Ovviamente parliamo sempre di millimetri, come ovvio che sia. Anche questo nella variante argento e oro. Questa è la variante oro. Passiamo a questi altri, che invece sono i 36x11, che hanno invece un anello che misura 30x5 mm. Quindi vedete, molto più piccolini, molto più piatti. Anche questi nella variante di oro e argento. Questo ovviamente è l'argento.
Proseguiamo con questi, che invece sono i 30x13, che hanno un anello interno di 11x8 mm. Anche questi nella variante argento e oro. Questa è la variante argento. E concludiamo con questi, che invece sono i 30x11, che hanno invece un anello di 20x5 mm ovviamente. E questa invece è la variante oro. Allora, eccole qua, passiamo alle chiusure, tutte stupende e nuovissime. Iniziamo da questa, che è la chiusura girello clean in misura 40x22. Vi arriverà ovviamente in dotazione tutto l'occorrente, quindi le due parti, le relative vitine da applicare con la placchetta. Eccola qua, le troverete nella versione argento e oro. Questa ovviamente è la versione argento. Quindi diciamo vi arriverà tutto quanto in dotazione e il risultato finale sarà all'incirca questo. Quindi arrivate e svitate. Ecco qua. Passiamo a quest'altra che è molto particolare, vi arriverà così in dotazione con una pellicola che ovviamente ecco in modo tale che possa proteggere questa parte anteriore. Allora, questa è la chiusura girello Ghost, che misura 33x27 mm, anche questa ovviamente dotata di alette con le relative placchette e come potete vedere ecco qui, qui c'è il gancettino, quindi praticamente il risultato ecco che avrete con la borsa sarà questo, infilerete, chiuderete e voilà, molto carina davvero. Ok, passiamo invece a quest'altra che è la chiusura girello grid. Anche qui avrete le due parti, quindi quella da inserire nella patta e quella da inserire direttamente nella borsa, con la relativa placchettina e le viti in dotazione. Ecco qui. Questa è la variante oro invece, ma c'è anche la variante argento. Anche qui avrete questo risultato. Ecco qua. Quindi si vedrà questo sulla vostra borsa. Passiamo invece a quest'altra che è la chiusura girello ottagono 54x25 mm, anche qui la stessa cosa, placchetta sia per la patta che per la borsa con questa placchetta e le pratiche viti e questo sarà il risultato finale che potrete avere sulla vostra borsa, ecco qua. Eccolo. Molto carina anche questa, diciamo un po' simile a questa ma leggermente più grande. Passiamo invece a questa che a me piace tantissimo, che è la chiusura girello window, che credo sia anche molto semplice da applicare. Infatti vi basterà apporre questa, che è la variante oro, ma vi ricordo sempre che c'è anche la variante argento, che ha una misura di 42x36, quindi vi basterà apporre questo, vedete ce l'ha anche la pratica fessura nella patta, e poi c'è qui la chiusura magnetica classica. E voilà! La vostra borsa è pronta. E infine concludiamo con questa, che è molto particolare, che è la chiusura pulsante Searl dal diametro di 65 mm. Questa è la variante oro. Ci saranno tutte le viti in dotazione, non vi preoccupate, per fissare il tutto al meglio. Come potete vedere, qui c'è questa particolarità. Vedete? È a molla. Infatti è molto pratico perché qui ovviamente c'è la relativa fessura, quindi potrete tranquillamente apporre qui. Grazie alla molla avrete ecco questo risultato e poi ecco farete, si fisserà ecco senz'altro molto bene e poi con un po' di pressione potrete aprire la vostra borsa. Conclusa anche questa puntata di Tessiland Condivision. Io vi ringrazio come sempre ovviamente per averci seguito, vi ricordo che i link di tutti i prodotti che abbiamo visto oggi potete trovarli sotto il video, di commentare e di contattarci al nostro servizio di assistenza per informazioni, se volete commentare il video, mi piace tantissimo leggere i vostri commenti e poi che dire, di iscrivervi al nostro canale YouTube così da poter essere avvisati quando c'è una nuova puntata o di Tessiland appunto con Division o Tessiland News con Rosaria oppure la rubrica Come fare con Andrea. Di cliccare mi piace agli altri social, quindi Meglio di Maglia su Facebook, Pinterest, Instagram e TikTok.
Ho detto tutto? Ho detto tutto. Ok. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!